Salve amici di Armetiro, la carabina che abbiamo tra le mani è una Ruger M77 African. E quello che ha di particolare è che è in 375 Ruger, da non confondere con il 375 Holland, che sappiamo calibro molto noto per la caccia africana. E appunto la Ruger ha montato questo calibro con una configurazione diciamo un po' particolare. Qual è le caratteristiche di questo calibro? Quello di poter essere, al contrario di un 375 Holland, camerato in un'azione standard, di lunghezza standard. Quindi praticamente quest'arma si presenta con un'azione diciamo molto contenuta, tipo quella che potrebbe essere di una 30-06. La configurazione invece generale dell'arma è tipicamente un po' africana, canne un po' pesante, puntale in ebano, comunque un'arma molto leggera, nel senso come linea, una linea molto filante e molto leggera. E l'azione è una tipica azione Mauser con estrattore naturalmente da laterale e l'arma viene fornita anche con diversi accessori, tipo per esempio sul freno di bocca, nel senso che la casa fornisce tre configurazioni, o freno di bocca, o una boccola filettata della stessa grandezza, che secondo la casa servirebbe a non sbilanciare l'arma nel caso noi volessimo mantenere la configurazione del freno, e una boccola filettata, quindi diciamo una protezione per la filettatura. E tutto quello che naturalmente poi ne seguirà come prove, fotografie e prove in poligono lo potrete vedere su uno dei prossimi numeri di Armi e Tiro. Grazie. Amici di Armi e Tiro, abbiamo portato in poligono questa carabina Ruger modello M77 African, che come avevamo detto monta un calibro 375 ma Ruger, differente da 375 Holland naturalmente. Abbiamo cronografato le velocità alla bocca sia di questo 375 Ruger che anche del 375 Holland, e appunto il Ruger è risultato superiore. Quindi un calibro che a fronte di una cartuccia più corta ma più capiente sviluppa delle potenze maggiori. Tutto il suo comportamento nei confronti di espulsione, estrazione, cameratura non ha manifestato nessun problema, scatto leggermente duro, l'arma è normalissima da sparare stando in piedi. Seduti al banco, logicamente il rinculo si fa sentire, come poi potrete vedere sul video. L'arma è abbastanza leggera anche come costruzione, nel senso come visivamente, tranne la canna che insomma è abbastanza corposa e che riesce a mantenerla veramente stabile e in linea durante il tiro, quindi molto più facile doppiare il colpo. Per tutte le altre foto particolari o altre informazioni, poi le potremo vedere su uno dei prossimi numeri. Grazie.